ingegnere Michele Suriani, organizzatore di questo interessante e importante evento. Ecco, qual è il fine che vi prefissate oggi con tanti operatori del sociale, cittadini che si occupano di scuole sicure e persone che portano avanti le battaglie delle persone con disabilità, in particolar modo l'autismo? Allora, lo scopo della serata che abbiamo organizzato, che stiamo per affrontarci ad ascoltare, parte dall'esigenza di creare un momento di incontro fra varie associazioni che rappresentano sia il fulcro di attenzione, un punto di attenzione fondamentale su alcune forme di disabilità certificate, quindi in questa sera si parla di autismo, ma ovviamente tutto ciò di cui si parla può essere esteso anche ad altri tipi di disabilità, per vedere poi come la presenza di queste persone possa essere accolta all'interno di quelli che sono gli immobili pubblici in generale, e nello specifico questa sera parleremo di scuole, perché ci siamo accorti, ed è lì che verrà anche l'altro evento, che la formazione alla sensibilità nei confronti di tutte le persone che hanno un'esigenza particolare nasce dalla fase formativa, cioè dal momento in cui tutti coloro che sono più vicini ai propri compagni, amici, parenti, devono capire che c'è un'esigenza specifica che va gestita nel migliore dei modi. Anche le istituzioni devono avere un ruolo chiave da questo punto di vista. Altro tema importante che si affronta oggi è quello della sicurezza sismica, ma anche l'accessibilità, soprattutto le persone con disabilità, degli edifici pubblici, in particolar modo le scuole, e anche proprio gli spazi che possono e dovrebbero essere adibiti a importanti funzioni sociali. Immaginiamo, non so, una casa famiglia, un luogo di incontro, ad esempio con le persone di disabilità e quant'altro. Assolutamente, gli edifici pubblici in generale e le istituzioni hanno un ruolo fondamentale nella creazione e gestione di spazi che possano essere idonei e meglio performanti per le esigenze, in particolare delle categorie più esigenti. Quindi di sicuro, come giustamente è stato detto, c'è bisogno di organizzare spazi in grado di accogliere anche nel dopo scuola, ma anche durante i momenti formativi scolastici e prescolastici, tutti coloro che hanno più bisogno di avere spazi, e si va anche al di là di quella che è la normativa standard sull'abbattimento barriere architettoniche. Eccola, lei ricopre importanti ruoli nell'Agenzia del Demanio. Ecco, il patrimonio pubblico in Italia è notevole. Ogni governo dice ok, mettiamo sul mercato, vendiamo, facciamo cassa e quant'altro. Comunque, ecco, c'è un patrimonio importante e potrebbe essere usato in maniera sicuramente migliore rispetto all'attuale abbandono. Sì, questo il tema, diciamo, è molto ampio e si potrebbe senz'altro parlare a lungo, ma non è questo il momento della gestione del patrimonio pubblico. Quello che sicuramente bisogna fare è far sì che gli immobili che al momento sono già utilizzati per scopi pubblici in generale, quindi non parliamo soltanto delle amministrazioni dello Stato, ma anche di tutto il patrimonio degli enti locali di ogni ordine e grado, che è enorme, e quindi anche, diciamo, delle scuole, che sono al centro dell'argomento di oggi, deve essere un luogo sicuro dove le famiglie possono sapere che i propri figli, i propri cari sono in un ambiente sicuro. Quindi non soltanto che possa essere un ambiente con l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi fruibile e agibile, ma anche un ambiente dove, in caso di eventi calamitosi e non soltanto, i propri cari possono sentirsi davvero al sicuro in un contesto formativo particolarmente sensibile e attenzionato. Dario Verzulli, Abruzzo Autismo Onlus, quali sono le criticità e le prospettive per le persone con autismo e in generale per il fragile mondo della disabilità? Questo convegno di questo importantissimo tema si occuperà, inizierà tra qualche minuto, cominciamo però a fissare i punti salienti. Ma non metteremo in evidenza l'evoluzione normativa che ha avuto un'accelerazione negli ultimi anni. E partendo dalla legge nazionale sull'autismo e poi il recepimento di questa normativa da parte della regione Abruzzo. Le criticità sono tantissime, va detto che però la nostra regione è un punto di riferimento di rango nazionale, perché quello che abbiamo qui con tante criticità non esiste nelle altre regioni d'Italia. Ecco, quindi scendiamo, diciamo, l'argomento. Ecco, qual è l'applicazione legge del 2015, se non ricordo male, in che modo viene applicata in regione Abruzzo e quali sono i problemi aperti? I problemi aperti sono tanti, perché c'è l'applicazione a macchia di leopardo, nel senso che ci sono alcuni luoghi, diciamo, virtuosi dove i servizi sono garantiti,
molti altri, la maggior parte degli altri, dove diciamo, i servizi non sono assolutamente garantiti. Noi con la nostra associazione stiamo cercando di sostenere le famiglie e di imporre alle istituzioni sanitarie, ASL, Regione in primis, di garantire l'erogazione di servizi di questo genere, che poi devono diventare sempre più servizi integrati con tutta un'altra serie di, cioè, rete di servizi, per esempio la scuola, per esempio i servizi sociali. Con questa legge cosa prevede? Proprio ricordiamolo in molta sintesi. La legge prevede una presa in carico da parte dell'istituzione sanitaria nel rispetto delle linee guida nazionali per l'autismo, che stabiliscono dei criteri di intervento che sono tre metodologie riconosciute, T-JABA e Denver Model. Ovvero, per non addetti ai lavori. Sono delle metodologie specifiche di intervento intensivo globale, insomma sono degli interventi specifici per le persone con autismo che hanno la capacità di, insomma, garantiscono dei miglioramenti o comunque dell'acquisizione delle autonomie fondamentali. Va detto che l'autismo accompagna i nostri figli per tutta la vita, quindi non esiste una soluzione ottimale, ma bisogna sempre barcamenarsi in tutto questo. La vera difficoltà che le famiglie affrontano spesso è la distanza, la freddezza e a volte anche l'impreparazione delle istituzioni. Cioè, molto spesso noi affrontiamo una serie di difficoltà, arrivando perfino in tribunale, per assicurare i servizi che ci vengono riconosciuti per legge, ma che le istituzioni locali non riescono ad affermare. Cata Leone, presidente del comitato Scuole Sicure, in questo convegno che è dedicato parte importante alle persone con autismo, ma in generale ai servizi essenziali sul territorio per normodotati e persone con disabilità. Ecco, la domanda scontata ma importante ancora oggi è: le scuole in Abruzzo sono sicure e accessibili per tutti gli alunni? Allora, le scuole sono poco sicure. Ovviamente noi non chiediamo dall'oggi al domani di ricostruire tutte le scuole, ma se si parte da un progetto di prevenzione, la prevenzione si può fare con costante prove di evacuazione, mettere a centro anche le disabilità di diversi alunni e aiutarli appunto nelle vie di fughe. Manca proprio una conoscenza di come evacuare le scuole e soprattutto manca proprio tanta informazione anche a livelli del personale scolastico, che tende a chiudere queste vie di fughe per evitare ipotetiche fughe del disabile durante le lezioni. Questo comporta che quando c'è una situazione di panico ovviamente la fuga diventa più pericolosa. Ecco, voi siete molto battute, ecco, com'è la situazione per il territorio chietino nella quale lei opera in maniera specifica? Allora, le scuole di Chieti hanno indici molto bassi, sia le scuole comunali che le scuole provinciali, che sono gli istituti superiori. Si pensi che il liceo scientifico Masci non ha sede dal 2009 ed è ospitato dal seminario, quindi vive in una sorta di protezione divina, diciamo così. E il liceo artistico ugualmente ha perso la sede, adesso è ospitato verso il CIAPI. Tante scuole non sono state adeguate anche delle elementari, per cui già c'è tutta questa carenza di istituto. Ritornando alle prove di evacuazione, pensiamo ad esempio quando dovrebbero fare un'evacuazione i ragazzi delle industriali, che si trovano a fuggire in una via strettissima, per cui sì, ok, magari riescono a uscire dall'edificio, ma trovarsi strada non sarebbe... Come dite, i fondi forse non ci sono, togliamo anche questo forse, non ci sono per intervenire in breve periodo, però almeno insomma... Almeno la prevenzione fa sì che l'emergenza viene gestita con consapevolezza. Quando c'è una consapevolezza, il panico viene gestito in maniera migliore, partendo soprattutto dai ragazzi. Ormai dobbiamo metterci in testa che l'Appenninico è in continuo movimento tellurico, per cui non possiamo parlare solo di emergenza, adesso c'è bisogno di consapevolezza. Avete dei numeri? Quante sono le scuole insicure in Abruzzo a livello di percentuale? In Abruzzo non lo so. In Abruzzo non lo so, a Chieti si può dire che gli istituti superiori adeguati è soltanto il Pomilio, l'istituto professionale, ripeto, il Masci è in attesa di sede, mentre le scuole comunali sono 5, sono state adeguate. Sara Cappellone, presidente dell'associazione Formamentis, oggi illustrerà il vostro percorso importante e significativo. Sì, Formamentis nasce dalla volontà di uomini e donne nella zona industriale Val di Sangro di Atessa, che hanno dato vita ad un progetto educativo
Lo abbiamo chiamato Vincente perché abbiamo riscontrato abbastanza successo. È un anno e mezzo che abbiamo aperto questa attività presso la parrocchia di San Vincenzo Ferrera La Tessa. Il nostro progetto si basa fondamentalmente sulla creazione di un contenitore culturale che possa offrire un servizio alle famiglie della zona industriale quotidianamente, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18, e dove ragazzi, bambini e ragazzi possono venire a studiare e passare dei momenti di socializzazione sana. Quindi abbiamo voluto offrire questo servizio ad un territorio che ne aveva necessità e ci auguriamo che tale servizio possa crescere e soprattutto che anche le istituzioni nel tempo riconoscano la necessità di creare dei luoghi di aggregazione soprattutto in zone industriali. Ecco, quante persone frequentano questa struttura? Noi abbiamo 50 famiglie iscritte. Quelle diciamo che frequentano proprio il dopo scuola, mentre di laboratori, perché ci siamo anche dedicati ai laboratori creativi, alla manualità, al contatto con la natura, perché crediamo che sia fondamentale oggi riscoprire proprio determinate attività per bambini, sono frequentati da una moltitudine di bimbi in base insomma all'attività che andiamo a svolgere. Per quanto riguarda le persone, i ragazzi con disabilità? Ecco, questa è una tematica che ci piacerebbe affrontare, ma siccome siamo convinti che non tutti possono fare tutto, abbiamo attivato un tavolo tematico per confrontarci su determinate iniziative, anche con associazioni che si occupano proprio di sostegno alla disabilità. Potremmo sostenere iniziative di questo genere, vogliamo capire come farlo, un tavolo tematico che coinvolgerà tutte le associazioni del Sangro Aventino che lavorano nell'ambito del sociale. Se ci riusciremo sicuramente vi faremo offrire anche questo servizio. Sicuramente. Grazie a voi.